Real Giulianova e Castelnuovo presentano i titoli di coda, nei quali in buona sostanza c'è scritto il profondo rammarico per i neroverdi di aver mollato sul finire di stagione anche causa Covid. Un playoff tenuto in pugno per mesi, mentre i giallorossi hanno dapprima lottato e poi evitato i playout, grazie alla variazione di griglia a torneo in corso. Bitetto sceglie ancora il duo Paudice e Barlafante, mentre Di Fabio, che ha giocato venerdì a Recanati, ritrova se stesso in panca Terrenzio e Fagioli. Con le immagini e il montaggio di Maria Carannante andiamo subito al nono del primo tempo. Esterno di Porrini, si distende Mora, tiro non potente ma insidioso. 14esimo, azione prolungata neroverde, Manari disegna una parabola che va a baciare in pieno il palo opposto a quello di tiro. Si fa vedere il Giulianova un minuto dopo, il pericolo occorso direttamente con Danna che prova il tiro secco spentosi al lato di Porrini. Il Giulianova sembra prendere le misure al Castelnuovo, si pone a 5 in occasione di non possesso e così facendo disinnesca gli avanti ospiti. Anzi, al 43esimo pareggia il conto dei pali. Un tiro cross apparentemente innocuo di Ancinelli, battezzato da Porrini fuori, va a planare sulla traversa. Caldo ma soprattutto afa, un minuto di recupero e poi corsa all'oasi nello spogliatoio. Nella ripresa subito l'episodio che deciderà il match. Al sesto Mora frana ingenuamente su D'Egidio, penalty sciocco ma inevitabile, dal dischetto lo stesso numero 7 che spiazza ed angola 1-0, vantaggio esterno. Reazione dal Giulianova dal 16esimo in poi, sui piedi di Caso che azzarda ma non inquadra. Al 22esimo l'occasione per il pari dovrebbe cadere sulla testa di Danna che però manca l'impatto. Iniziano i cambi bifronte, il Giulianova ora gioca a trazione anteriore mentre gli ospiti cercano di gestire il vantaggio e preferiscono agire di rimessa. Bitetto prova anche la carta forcina e si sistema con il 4-3-3. È al minuto 43esimo, è De Cerchio che può colpire, ma il tiro è centrale. Ma l'urlo del gol si smorza quando Barlafante, un minuto dopo, manda alto con poca fortuna a porta vuota. Porta stregata, insomma, per i giallorossi che forse hanno il torto di svegliarsi troppo tardi ed entrano in partita ugualmente più in là. Castelnuovo bravo fino al gol e anche fortunato a difendere il vantaggio. Alla fine Bitetto parla del presente, di quello che è stato, ma anche e soprattutto quello di cui potrà succedere in futuro.